La dichiarazione Schuman è stata pronunciata il 9 maggio 1950 dall'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman. È il primo discorso politico in cui compare il concetto di Europa come unione. Apre la strada alla comunità economica del carbone e dell'acciaio e ai trattati di Roma. Il Trattato sull'Unione Europea è entrato in vigore il 1 novembre 1993 e segna la prima grande tappa nell'integrazione dell'Unione. Istituisce la Comunità Europea, una cittadinanza europea, e vara l'Unione Economica e Monetaria. Stabilisce anche nuove forme di cooperazione in materia di difesa, giustizia e affari interni. Il Trattato di Amsterdam è entrato in vigore il 1 maggio 1999 ed è il primo tentativo di riformare le istituzioni europee. Apre ad un processo decisionale più trasparente dell'Unione Europea, facendo ricorso alla procedura di codecisione. Incorpora anche gli accordi di Schengen, che sanciscono la libertà di circolazione nell'Unione. Il Trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1 dicembre 2009. È l'ultimo dei trattati europei siglati dagli Stati membri e si propone di affrontare problemi di portata mondiale come il cambiamento climatico. Istituisce un ministro degli esteri europeo e rafforza i poteri del Parlamento europeo.